Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova edizione, la stagione numero 2 di Quattro Chiacchiere di Birra, che ha un sottotitolo, Questione di stili. E quindi con Yuri, adesso ti saluto, ciao carissimo. Ciao carissima, io ho studiato, mi sono preparato, per il Senti, secondo io. livello, Mi sono Certo. preparato, ero tutta la notte in piedi, lì con le cuffie tipo, sai, Mike, buongiorno, mi facevo le domande e mi davo le risposte, Ma dalla la sinistra alla domanda è, destra. anche, fai la prova pulsante, Yuri, per rispondere alle domande. Aspetta, Va bene, dai. non funziona il pulsante. Allora, io. Dimmi. Si sente tutto? Si sente tutto? Mi sembra che ci sentiamo molto bene. Allora, Si io. vede tutto? Si vede tutto, Yuri, hai lavorato troppo oggi. Cosa? Hai be già No, bevuto? Hai abbiamo fatto birra alla canapa. La canapa non l'abbiamo messa nel mosto, purtroppo. Perfetto. Allora, io ho aperto la chat così chi si è collegato adesso arriverà tra poco, ci può salutare. E questa sera, come avevo anticipato, parleremo di una birra corposa e forte, e chi l'ha proposta, che tra un attimo sarà dei nostri, non lo sapeva, ma è praticamente la mia birra preferita. Quindi mi ha fatto no un regalo, un super regalo. E quindi io direi, Yuri, che facciamo entrare dalla porta così degli ospiti il nostro amico Federico Bianco di birra Bellazzi. Ma quanto sono belli i Bellazzi! Dai che li facciamo entrare, vai. Bellissimi, sono bellissimi. Ma Ciao belli, belli. team, ciao. Ciao Come va? Federico. Come Ciao va? Federico. Bentrovati. Ciao. Bentrovati, bentrovati. Fa molto piacere involontariamente di aver già esaudito un tuo primo desiderio, così Chiara, beccando il primo gusto. Spero Assolutamente. di non deludere Yuri, almeno nella scelta dello studio. Ma chi Guarda, se ne frega? io sono un succube di quella donna lì, che quando mi ha chiamato per la second edition stavo vivendo un momento un po' tragico, da cui sto venendo fuori a livello psicofisico, no? Ero tipo distrutto. E lei con il suo il savoir-faire, io avevo detto di sì mentre dicevo di no, e lei aveva già scritto sì per il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settima edition di questa serie. Quindi io sono il cosiddetto appoggia Decennale già Anchorman. fatto. Sì, lei è l'Anchorman, io sono l'appoggia Anchorman. Quindi mentre voi vi raccontate di questa cosa del barley, io mi vado a prendere il bicchiere e vado a prendere la birra. Ecco, sì, so che cosa devi fare, 3 piani di scale, dove ti hanno cacciato, non lo No, so. no, 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 sono nel sottotetto, così controllo anche se il camino rimane acceso, se no fra poco mi berno. Quindi Dai, voi allora, vai a cominciate, sistemare arrivo il subito. fuoco, vai a prendere sto bicchiere e torna da noi il E prima ci vediamo possibile. fra 3 quarti d'ora, dai, su, ciao. Dai. Allora, intanto salutiamo Antonio Filareto, ciao Francesco Leardi, Roberto Americano Perticarini, Roby, Bell'americano! Boo! sei ancora in quarantena o ti hanno liberato? Hanno aperto la gabbia, facci sapere. Allora, un saluto speciale e un abbraccio così virtuale a tutti i quarantenati che sono all'ascolto. Allora, io vorrei che questo giovedì fosse anche Compreso il mio socio Alessandro, che appunto è quarantenato, per cui non è con noi, insomma, anche se sta bene, ecco, diciamo. Allora, intanto ci fa piacere dire che finché i quarantenati si collegano e chiacchierano con noi, vuol dire che insomma ancora va tutto bene. E di sicuro stiamo vivendo una situazione diversa da quella dello scorso anno, che io ricordo, almeno per quel che riguarda il Veneto, ma credo che fossimo un po' tutti in questa situazione. Il Veneto ha aperto un po' le gabbie il primo di febbraio. Io compio gli anni il 2, vi ricordo di essere riuscita ad andare a pranzare fuori, perché a cena non si poteva, che alle 6 chiudeva tutto, ma sono andata a pranzo fuori dopo settimane di chiusura in casa. Quindi
quest'anno va già un po' meglio e vorrei che questo momento del giovedì fosse questo anche diciamo gruppo di mutuo aiuto ai quarantenati con le scatole piene di Netflix, vengono qui, si fanno chiacchiere con noi e tutti gli amici non quarantenati sono tenuti a portare una birretta a casa a questi disgraziati entro il giovedì, in modo che il giovedì ci colleghiamo tutti e beviamo, va No, ma bene? sì. Scusa, una birretta mi sembra poco. La scatola, la A meno, finisce. insomma, dai, su. Se Ognuno sono fa la quarantennati voce. gli girano le balle, secondo me che con la prima scatola vanno solo così in carburazione iniziale. Si Senti, rimettono un io attimo al mondo. lascio scegliere Federico. Il primo bicchiere che faccio vedere funge, l'ha detto anche Quasca, però io non lo adoro. Ho un tecu, però. Vabbè, e questo è uno. Secondo? Io, siccome sono un uomo libero, il barley wine, sai, mi porta a un buon libro e al caminetto. Io mi ciulo un bicchiere da brandy di mio figlio, Ecco, e bello. così ho anche tanta mano per scaldarmi. Quello fa anche L'ho già fico. cacciata. Sì, e fa più Fa fico, anche perché è talmente grosso il bicchiere. fico. Scusate, abbiamo una notizia da dare. Roberto Una news. Emiliano. Ancora Del positivo. Pecarini ancora positivo. Questo ragazzo. Roberto ha fatto il A lui disco non questo serve ragazzo. portare a casa la birra, ce l'ha già. Allora, io direi balloon, ricordiamo giusto che magari Dove stai, Fede? Fede, torni con noi. Fede si è Non so frizzato se è un in barle questa utile. Mi posizione, senti? così. Ecco, mi sentite? Mi Sì. sentite adesso? Meglio? Adesso sì, Meglio? adesso va meglio, Ok. Federico. Dico, non so se ho sbagliato a mandarvi birra, ma non è un barley wine. Però va bene il balloon. Lo guarda, No, è un Imperial Russian Stout. Ok. Ma il bicchiere va bene il balloon, comunque, secondo me. Va sempre bene il balloon. Ma Bicchiere io gliel'ho lasciato dire fino giusto in ogni adesso caso. che bevesse un barley wine. L'ho detto, ah, da, è contenta l'amica mia, io so che mi bevo una Infatti. Russian Imperial Stout, Bene, bene. che una certa Caterina di Russia sarà contenta, giusto? Esatto. Allora, io facciamo così, se non mi frizzo troppo, vi Sì. faccio fare vi porto subito fuori dalla porta, Sì, vi ecco. faccio Già fare il frizzato. giro della cotta dove io ho il... Ecco, Vabbè. vi faccio fare il giro del birrificio, così arriviamo in sala cotta dove ho la birra e il bicchiere. Se no... Bravissimo. Bravissimo. Ti faccio solo Vado, una domanda, vado. senti, ma tu Sì. Io sei il chimico o l'ingegnere? sono il chimico. Sei il chimico. Vabbè, no, era una Che... curiosità perché Sì, va bene. però... diciamo, ci hanno scambiato di nome, di cognome, di lavoro, cioè spesso sbagliano, per cui... Va bene, allora Sono l'ingegnere però l'ingegner il chimico. chimico. Va Sono il bene, dai, chimico. parti Vado. che Allora, sparisco un secondo e riappaio che stacco la spina. perfetto. Allora, birrificio Ok. Bellazzi. Allora, eccomi. Ok, Vai. Sì. velocissimo, ma al Allora, teletrasporto. vediamo se riesco a fare. Allora, vi C'era la giro, luce guarda, andava. pam, ok. Guarda, allora vi faccio fare proprio tipo tour del birrificio, come lo vedrebbero. Questo è l'ingresso del nostro birrificio, quindi praticamente è lo spaccio, è la zona di accesso alla vendita, cioè proprio se qualcuno si sta, se mi aprono. È anche una zona di bevute, direi, no? Mi sembra. Siamo Questi sono i tutti. nostri ragazzi, quello è Bobo. E Ciao. quindi da qua, questa sala fantastica, diciamo che poi si riempie nella serata se il Covid non ci aiuta, ci aiuta un Vabbè. po' e la gente non si spaventa troppo. E poi precipitiamo di qua. Aspettate che il viaggio è un po' complicato.
Però, esatto. esatto. Ecco. Allora, come cameraman Ed ecco anche qua. no, puoi fare il chimico, rimani lì così, ecco. Questo. Eh sì, è soltanto che devo aprire le porte, per cui per aprire le porte devo ogni tanto mollarla. Ecco qui, materie prime, Aspettate. malto, no, sì. Materia prima, malto, questo è tutto il magazzino, noi abbiamo un po' di spazio, la cosa che abbiamo di più, abbiamo spazio. E questo Guarda, è senti che bel rimbombo. la produzione. Senti, quanto producete? Che piante? Sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, abbiamo un impianto, intanto riattacchina, se no li perdo. Abbiamo un impianto da 10 ettolitri, ma diciamo è un trettini, per cui di fatto facciamo comodamente 20 ettolitri, cosa che facciamo di RIN. E anche perché l'abbiamo progettato proprio già con l'idea spesso, e quindi diciamo, ecco, Ti e metto quindi così. diciamo, siamo ovviamente l'anno non è molto indicativo, questo 2020, però insomma, abbiamo fatto una cinquantina di cotte, di cui la metà quasi doppie, per cui. Insomma, Senti, un po' di c'è ettolitri. Francesca che ci chiede se fate birra senza glutine. Allora, questa è un'interessantissima domanda, perché non la facciamo volontariamente, ma recentemente abbiamo testato una nostra birra, perché volevamo farla gluten free e quindi volevamo vedere di usare l'enzima, insomma, di fare un lavoro post fermentazione, ma è già senza glutine. Per cui facciamo una Pacific Pale Ale senza glutine. Adesso metteremo un po' allo studio le altre, testandole per capire se effettivamente ce ne sono altre e se vale la pena lavorarci per creare delle altre birre senza glutine o meno. Ma questo è un mercato interessante, no? Molte persone hanno Sì. difficoltà poi a reperirle, hanno difficoltà a digerire o ad assumere, assimilare il glutine, quindi è di fatto un po', insomma, un problema dilagante. Quindi bravi i birrai che ci pensano, ecco, che si pongono il problema. La nostra idea, Ok. allora, diciamo, l'idea è di avere un prodotto, diciamo, di qualità, ovviamente, prima di tutto. E se il fatto di farlo senza glutine non comporta un'eccessiva perdita, o comunque non ha delle variazioni rispetto a quello che è la nostra idea, ben venga, ovviamente. Tra l'altro, anche in famiglia noi abbiamo persone che è una cosa a cui siamo molto attenti, però insomma, diciamo che prima di tutto facciamo birra buona, poi se possibile senza glutine. Meglio, Quelli sono meglio. gli obiettivi. Quelli sono gli obiettivi. Poi dopo, meglio in quest'ordine, buona e poi senza glutine. Ok, senti, chi lavora con te, li nominiamo, anche li abbiamo visto Allora. qualcuno lungo il percorso, però insomma salutiamo i tuoi collaboratori, colleghi. Quindi dici chi sono. Alessandro è il mio socio, diciamo, il mostro Bellazzi è nato con queste due teste, cioè la mia e la sua. All'inizio come home brewer, poi abbiamo aperto la beer firma insieme e poi ora come proprietari, birrai di questo progetto qui. Insieme a noi c'è Lorenzo che è l'aiuto birraio, e Elena che ci aiuta, diciamo, in tutta la parte ufficio, commerciale, comunicazione. È quella brava, insomma. Ovo, che il soprannome è il Publican. Come? No, dico Elena, è Cosa? quella brava, è quella che mette in ordine tutto. È quella che mette in ordine tutto, soprattutto i miei casini, perché è molto a contatto con me lavorativamente. E poi abbiamo un ragazzo che ci sta dando una mano con il marketing, e stiamo un po' lo stiamo affiancando. E un'altra Elena
che lavora, Sergio che lavora allo spaccio e altri collaboratori un pochino più spot, Sofia, tanti, insomma, adesso c'è tanta rotazione soprattutto allo spaccio e in produzione facciamo un ottimo uso dei tirocinanti della DF che schiavizziamo fino a fargli sanguinare le mani e le ginocchia per lucidare i Giusto. pavimenti, ma che imparare il lavoro, insomma. Ci, si passa anche attraverso questo. Yuri, ti passo questo messaggio. Fabrizio ci dice che in questi giorni di riposo forzato si sta guardando le repliche delle dirette dell'anno scorso. Come? Allora, se secondo me questo deve essere un caro amico della Ruby che è stato pagato No, io fortemente per scrivere questo adesso, allora. messaggio. Fabrizio Santa Rossa, io credo che non ci conosciamo personalmente, quindi lo prendo come un po' un complimento e dico, si vede che tutto sommato la cosa risulta divertente. Oppure ha finito tutte le serie di Netflix, di Prime Video, e non gli è rimasto più niente. Cioè, è Sì, rimasto è in un solo. momento splatter depressivo della sua vita, allora Grazie comunque io, Fabrizio, noi lo apprezziamo. grazie. Io non ho saputo resistere invece ad aprire la vostra pagina internet, il sito, e mi è piaciuto molto l'intercalare, l'intercedere di questo collegamento con gli sport e con arrivare a una birra che fosse perfetta per voi nel tempo, col tempo e nei tempi giusti. Questa cosa mi è piaciuta molto perché aprendo molti siti sembra sempre che si parli della birra perfetta. A me piace molto l'idea del perfettibile, di quello che può diventare sempre più buono. Nel tempo, con l'allenamento, perché questo è come uno sport, più ne fai di birra, più impari. Non conosco birrai che possono dire, amici, 20 anni di birra, non ho mai sentito dire a un amico birraio, ah, io mi sento ormai un birraio fatto, nel senso che non ho più niente da imparare. Mai sentita una cosa del genere. Sentito in altri ambiti, ma non nell'ambito della birra. Credo che nell'ambito della birra molti birrai rimangono ancora molto coi piedi per terra e la vostra pagina dà molto quest'idea, che è molto piacevole. Può Guarda, venire no, no. voglia di venire a provare le birre. Bene, cioè, diciamo l'intento è anche quello ovviamente perché la pagina vuole cercare di far entrare tutti nel nostro mondo, nel mondo della birra. Noi sicuramente siamo perfettibili, ma è proprio per definizione, cioè appunto sia il nome Bellazzi che il copy, insomma, Dregonio hanno sempre voluto suggerire il fatto che non ci sentiamo né arrivati né riferimento, non so, ideologico brassicolo. Quando abbiamo iniziato a fare birra c'era qualcuno che comunque si dava questo ruolo un pochino di guida brassicola e anche i publican, anche persone che incontravamo nel nostro percorso per quanto rispettabilmente informati. Ci dà sempre un'idea che a noi non piaceva, cioè quella che la birra fosse questo capolavoro da osservare e anche in modo quasi religioso. Noi volevamo dissacrare questa cosa, cioè l'idea che la birra sia per prima cosa un fluidificante sociale, a noi rimane un po' nel cuore, cioè nel senso, prima di tutto la birra deve essere un catalizzatore di socialità, deve essere il centro dell'incontro, le chiacchiere, livelli, no? E quindi come un film, come un libro, no? Per cui questa cosa che noi birrai dobbiamo essere dei guru verso chi beve non ci piaceva. E quindi E no, ancora questo adesso non ci è piace. divertente e anche molto piacevole. Siccome io sono stato antipaticamente curioso, tu lo sai che di solito sono l'ultimo ad aprire, io ho aperto la birra. Ok. Aperta. Non dico Ok. niente, l'ho odorata, l'ho assaggiata.
ha ripreso aria, l'ho riassaggiata. Stappate anche voi, io butto un ciocco di legna sul fuoco, intanto lo stappate anche voi. Allora, io la metterò in questo bicchiere donatomi da Enrico Ciani, così salutiamo anche Birra dell'Eremo e parliamo anche di un altro birrificio attraverso il loro bicchiere. E versiamo questa bellissima birra, perché è anche molto bella. Eccola qua. Io ho un co degustativo pinta durissima, per cui diciamo molto poco adatta per lo stile, ma noi anche in questo siamo abbastanza popolari. Regolati. Sì, siamo popolari, cioè nel senso questo è il nostro bicchiere, poi dopo ovviamente abbiamo i balloon, però insomma questo è il nostro bicchiere. Va Posso bene. dire quanto sono diventato animale ultimamente in birrificio? Tanto Affatto. la tap room è chiusa al pubblico in questo periodo. Mi sono attaccato un tubo cristal al beccuccio della spina della birra che mi piace. L'ho regolato il freno al minimo. Quando ho sete, perché vado correndo, non ho neanche tempo di prendere i bicchieri, prendo il cannozzo, tiro giù la leva, faccio un po' di pieno e sgrizzo. Ma sì, E vi assicuro, ma come sembra, mastichi? se, sembro Kung Fu Panda che fa benzina, è una cosa Tipo divertentissima. colle, gara di birra, colle Bravo, bravissimo. americana, cioè, il tubo, così, vabbè. Va bene, Va altri due bene. minuti così e vi Comunque, sentiamo tutti e due. va bene, Rubi. Mi togliete una curiosità, è il mio naso o c'è... Proprio appena aperta e spillata c'è una bella banana matura al naso. Allora, Al c'è mio, alla, no. frutta matura? Sì, forse banana no, però. A me netta proprio invece. Poi dopo poco è andata via e è venuta fuori invece frutta sciroppata e frutta matura. E mi piace molto molto il fatto che il lato tostato di questa birra, perché a volte bevi delle Russian Imperial Stout che ci vuole il cucchiaino. Sì. Perché hanno questa è un giusto compromesso dove ti bevi volentieri una bottiglia tranquillamente da solo, senza nessun problema. E mi Allora, spieghi una cosa: orzo tostato nel senso che è orzo tostato o è malto d'orzo? Cioè è leggero fra gli ingredienti. è Ok, roasted. roasted, che alla fine è orzo Roasted. tostato. Sì. Però diciamo che scrivere roasted è sempre poco leggibile per tutti, orzo tostato è proprio Ah, popolare come se lo scrivo dicitura. in Abruzzo a Roasted, si aspettano che insieme alla bottiglia venga in omaggio un po' l'arrosto o uno Un po' di steak col maiale. pecore, Quindi, sì, un po' di bravo, o pecorino. due arrosticini, può essere pericoloso. La No, trovo qui molto diciamo. equilibrata, molto di facile beva, che secondo me è una cosa strana da immaginare prima di aprire, ma molto molto interessante e che a me piace molto. Io sono convinto dell'idea che si possano fare birre di spessore, ma anche di beva contemporaneamente. E quindi mi Esatto, piace. Non conta qui un cacchio, è quello diciamo, che... no, Però a me piace. A me piace molto. conta un po' di tutti. Alla fine, noi qui diciamo c'è dello zucchero muscovado, che ovviamente essendo dello Peggy zucchero è integrale, per cui c'è la melassa in mezzo, per sì. cui comunque dà una parte, incide su quello che è il sapore finale. Sì, ma il, ma, Mi ha ricordato questa parte, forse è lo zucchero che la porta, non lo so, ma ci ho messo un po' e ho assaggiato, annusato e riassaggiato e riannusato e prima mi è venuta in mente la castagna, poi in realtà mi è venuto in mente il marron glacé, cioè la castagna, la parte dolce, zuccherina Sì. della castagna. Tant'è che poi ho Secondo deciso. me ha Cioè, sì, concordo. Così come c'è il caffè, c'è tutta ovviamente quella gamma di sapori e di aromi che ci provengono dai malti torrefatti, per cui il caffè ci Federico, arriva. guarda, non la contraddire mai, perché ti arrivano gli schiaffi digitali e io la conosco, No, escono fuori gli schiaffi dal cellulare.
Quindi, Va bene, comunque, bravo. ci incontriamo dal L'hai vivo, descritta molto io bene. evito sempre di contraddirla. Allora, No, mai. così vi voglio. Bravi. Zi padrona. Comunque, qui c'è il fatto che noi usiamo come malto base del Maris Otter, che sicuramente comporta, aiuta a aggiungere questa nocciola che ovviamente può essere anche insomma, percepita, poi unita insieme agli altri aromi, con la castagna, come quella parte un po' di frutta secca, magari anche la castagna stessa, no? Almeno adesso questo è il mio. Noi ci abbiamo lavorato un po' su questo progetto, è una delle prime birre che abbiamo fatto in casa, per cui già 2012 è cambiata tanto nel tempo, però insomma, e tra l'altro da questa birra ne facciamo un'altra che è la sua versione barricata e degli invecchiamenti, dove c'è il personaggio che poi magari vi racconto di copertina invecchiato. Perché poi diciamo c'è questa storia qui, noi ogni nostra birra ha un personaggio, noi abbiamo una famiglia di birre, in senso proprio di persone fisiche rappresentate dalle birre. Questo qui è un galeotto russo, Vorbol, è proprio l'appellativo che nella mafia russa si dà al capo mafia, che role, perché questo ciclicità dell'escalation, no? Verso l'apice della malavita che diventi, ricominci da zero, un po' anche come nelle arti marziali, no? A un certo punto la cintura nera torna all'inizio, ecco, loro hanno raccolto questo ciclico, Vorre vuol dire Iagole, che dovrebbe essere tipo il primo dei malfattori, invece è il nome che si dà ai capi. Adesso, al di là di esaltare la mafia russa, Che forse, insomma, non è cioè, che non era piace, nelle senti. città, diciamo, ci piace questa cultura e anche i tatuaggi che addosso vengono poi da chi ha letto magari Educazione Siberiana, vengono proprio la storia dei tatuaggi dei malavitosi russi che hanno tutta una loro iconografia. Ecco, per cui tornando prima citavamo, no, Caterina Scusa un attimo, II, Fede. Federico, scusa, cioè perché lui ha tatuato anche Belazzi. Guardatelo, si è tatuato il Belazzi. Perfetto. Senti, invece c'è un bel complimento che si chiama Massimiliano che dice: gran bella birra, complessa Sì, ma ma elegantissima. E quello zucchero aggiunto fa la differenza. Bravo, Fede, i suoi collaboratori. Quindi ci tenevo a farti passare questo complimento. Qualcuno mi chiede: alcolico? Abbiamo 7 gradi, no? è Quindi abbastanza contenuta. assolutamente contenuta per quello che è una Russian Imperial Stout, Sì, però con una e grande forse intensità aromatica. Quindi, insomma, è un bel bere perché non ti ammazzi, ma te la godi. Ecco, la sai con dico. cosa? E questa birra è ai miei occhi abbastanza difficile e non credo che sia neanche il suo intento abbinarla. Perché molti direbbero cioccolato, per me è abbastanza scontato che tu sbagli il tipo di cioccolato, magari sbagli la percentuale, sbagli la varietale e ammazzi il cioccolato e la birra. Però il fatto Poi che anche si un po' senta amara. questo marron glacé, perché si sente, Sì. è un Montebianco, chissà se potrebbe reggere. Allora, Chissà, senti, Yuri. sarebbe da provare, lo sai? Ecco, Aspetta. ecco qui abbiamo la risposta alla domanda di Yuri. Allora, lo chiarisco subito perché all'inizio della seconda edizione è bene che la gente sappia con chi sta parlando. Allora, io sono la cuoca cazzara, cioè quella che fa le cose in 10 minuti, un quarto d'ora. Invece Yuri è il cuoco gourmet. Quindi poi quando Yuri vorrà fare le sue ricette, voi vi dovrete prendere carta e penna e avere 7 giorni di ferie per fare la ricetta che Yuri vi suggerirà, che sarà fantastica. Invece con la mia ci mettete un quarto d'ora. Allora, le Sì, ma Russian Imperial lei quarto d'ora, sapete perché ci mettete un quarto d'ora? Perché il suo segreto è Just Eat. Che cazzo dici? No, Perciò cucina in un quarto d'ora, quello è il tempo che ci mette a fare l'ordine, anche lenta, capito? no, allora
Dunque, le Russian Imperial Stout stanno molto bene con i formaggi blu, stanno bene con le carni, tipo la selvaggina, con i brasati, si può anche sfumare un brasato, quindi sono tante le vie. Però, ma perché io mi devo togliere il gusto del cioccolato in un'occasione di questo tipo? Ma manco morta. Quindi, cosa ho fatto, Yuri? Una ricettina che girerò domani su un piccolo post. Ho fatto queste palline, questi tartufini, tutti ricoperti di cioccolato. Poi l'ho fatto anche nella versione, andiamo nella farinetta di cocco, che magari chi ama un po' di dolcezza in più la trova. Cosa c'è dentro ai tartufini? Ci ho messo i datteri, le albicocche disidratate, il marron glacé in questo caso, dopo aver assaggiato la birra, potevo non metterlo e l'ho messo. Ho Ci hai messo messo l'uva. anche tuo marito dentro No, praticamente. non c'è, ma mio marito è di là che cucina per i bambini. Lui devo tenerlo vivo, mi No, serve. non ho capito, tuo marito è di là che cucina i bambini. Ah, ho Cucina capito. per i bambini, Ah, no, per. attenzione. E quindi ho proprio utilizzato la notte, poi ci sono delle mandorle, potete mettere le noci, i pinoli. Io metto solo le mandorle perché ho un bambino allergico e è molto goloso, se gli faccio il dolcino che non può mangiare, poveretto, è depresso. Però frutta secca sfumata, quindi tritata finemente, e poi questa frutta disidratata tagliata grossolanamente passata al mixer per 1 minuto o 2. Si fanno delle palline, si fa sciogliere il cioccolato a 70 gradi in modo che poi non diventi, insomma, che rimanga liscio e vellutato, cioccolato fondente. Io ho usato un 70%, 72%, e ecco, ho usato la nota della castagna, quindi adesso non magno pure. Ma scusa Federico, tu hai mandato le birre, ma lei le pallotte di Sant'Antonio che si sta Non me la mangiando? manda, non me la No, neanche a mandare. me. No, ma secondo me non l'ha fatta lei, eh. Questo, quello, Just Eat, Questo sicuro. è molto sarà motivo di rinfaccio tutte le volte che ci rincontreremo, diciamo. Va bene, Comunque io ho mandato sulla chat, se non so se Chiara lo vuole condividere, il link ad una video ricetta che abbiamo fatto durante il lockdown facendo il pollo alla birra e miele, il porro con la zavorra, se volete condividerlo, comunque se lo cercate lo trovate, ho fatto questo esperimento con un amico cuoco e devo dire, come? dove l'hai No, l'ho mandato? mandata nella chat privata, per cui devi essere tu Ah, inevitabilmente, ok. perché io non riesco a commentare la chat pubblica, non da qua, per cui diciamo devi essere Adesso può darsi che io ci riesca, tu non lo a so. arrivarlo. Sì, vediamo. Vabbè, se ci riesci, se no lo metterò poi dopo nei commenti. Nei commenti dopo del video postumo. No, allora noi, guarda, sugli abbinamenti abbiamo recentemente fatto un'interessantissima, anche per noi, e molto didattica serata di degustazione di tutti i lotti degli ultimi anni di questa birra, abbinata a del cioccolato. In realtà, come Yuri appunto diceva prima, se esiste un abbinamento corretto e se negli anni ci sono stati lotti più azzeccati di altri, e se l'invecchiamento ha regalato delle note più azzeccate di altre. E devo dire che, a parte la nostra, diciamo, proverbiale incostanza produttiva su questa birra, che quindi ha generato poi, oltre all'invecchiamento, delle grandi modifiche sul prodotto. Ci sono stati dei lotti particolarmente indicati per le cioccolate. Noi abbiamo usato sia del cioccolato all'80% che puro, che la tenerina, che è un dolce locale, per cui che è un blocco di cioccolato, praticamente cioè è quasi solo cioccolato. E alla fine c'erano dei lotti che sono andati molto bene, degli altri che in realtà non restituivano quello che dovevano, e anzi erano un po'. Però noi, siccome siamo fondamentalmente dei cazzari, abbiamo fatto finta che avessimo fatto tutto volontariamente, in realtà non doveva andare così, per cui gli abbinamenti devono essere tutti centrati, ma non era.
non siamo stati così accorti in realtà. Suggeriscono una stout con dolci alla mandorla siciliani. Ecco, allora, stout o Russian Imperial Stout? E qui apriamo un attimo anche. Quindi, Massimo, rimani lì che poi risponderemo. Perché dire stout e dire Russian Imperial Stout non è esattamente la stessa Però cosa. certo, e poi in tutti e due i casi io personalmente almeno non, un dolce alla mandorla. Allora, in Sicilia sono stato tantissime volte e i dolci alle mandorle, comunque in centro sud Italia, vissuto 22 anni anche a Napoli, sono abbastanza dolci. Che cosa dici, Federico e Chiara? Io non ci vedo una roba dolce, è un contrasto estremamente forte. È un Sì, più contrasto che estremamente altro. forte. Che io personalmente non riesco ad immaginare, così come che vi dico che a Dublino mi hanno propinato, a Dublino mi hanno propinato diverse volte le ostriche con la stout, a me non piace. Se può sentire. No, allora credo, io sono d'accordo con te nel senso che questa in particolare è una Russian Imperial Stout dal finale molto secco, piuttosto amara sul finale, no? Come io gradisco, come secondo me dovrebbero essere. E oggi troviamo molte pastry stout invece, quindi troviamo tante stout che però hanno molta nota di vaniglia, sono molto Sì, zuccherine, c'è cioè dentro, l'appoggio. hanno tanta dolcezza, forse anche un po' troppo, ma questo magari è un mio gusto personale. Allora, in quel caso può essere che ci sia la nota dolce. Con le mandorle, per me, la Scotch Ale o il Barley Wine rimangono le mie preferite, quindi note di Idem, mango, eh? idem, Idem. stessa Ecco, cosa. vedi che ci Sì, troviamo. Non è che andiamo in Sicilia a sì. prenderci una ciucca di Barley Wine con i Ci dolcini alle mandorle, io mi... portiamo anche Federico, ci prendiamo una Brazzi. ciucca anche facendo un giro di due o tre pub che sono sicuramente interessantissimi in Sicilia. Vabbè, prenotate le vacanze in Sicilia con la ciucca di Barley Wine Scocciale. Io poi sono di Reggio Calabria, per cui per me è un 2 km di attraversamento, Devi per cui solo cioè, prendere il traghetto. si tratta due bracciate e non di più, e vai di là. Ragazzi, In effetti scusatemi che io butto un altro ciocco di legno. vai, C'è questo vai, vai. camino che è quasi pronto a buttare bistecche sopra. Che mi mandi due bistecche, Ruby, mentre sei lì Ma che guarda, questa sera in tavola ci magheggi. sta la tagliata, quindi se capiti No, anche. mia suocera fa i peperoni ripieni. Buoni, Buoni. Voi cosa fate? buoni, buoni. No, allora io avevo fatto una domanda che era: qual è la vostra Russian Imperial Stout preferita? Vediamo se qualcuno ci risponde, anche se qualcuno ci dice cosa magari sta bevendo. E stavo dicendo prima, quando abbiamo iniziato. Allora, Federico, nel caso, aspetta, aspetta, che abbiamo già degli inviti, eh? Nel caso, portati anche i tuoi dipendenti a prendersi la ciucca in Sicilia. Vedo che l'idea ha sposato. Beh, è perché Elena è la nostra dipendente che manca stasera e quindi vedi, vuole comunque essere coinvolta in questo fantastico progetto di ciucche fuori regione. Elena, mi sembra, cioè, è il minimo sindacale, se non ti fa fare questa cosa, dimmelo perché non va bene. Allora, stavamo dicendo che si stanno aggiungendo un sacco di persone. Sergio De Angelis Ah, altro dipendente, altro ragazzo collaboratore Bellazzi. Ascoltami, si va in Sicilia quando Bellazzi chiude, però, perché non ce ne sta più nessuno a lavorare. Quindi... Viene Sì, anche poi Alessio Saggio, va bene, prepariamo facciamo una cosa figa, l'autobus. no? Facciamo una cosa figa. Facciamo anche tappa da me. Ci mangiamo salsicce affumicate e arrosticini e poi dopo abbiamo il volo diretto per Catania da Pescara. Ora Quindi bisogna va capire comodissimi. da Siamo dove parte comodissimi. Alessio Selvaggio, bisogna capire come arriviamo da te, però, perché è lunga poi la strada, da lui passando per me, arrivando da Federico, poi da te. Qualcosa di noi arriverà, non lo so, tipo striscio di vetrino, cioè ciò che rimane, due cellule. Del tempo. Va bene, allora senti, prima discutevamo di queste Russian Imperial Stout, no? Queste stout con i muscoloni fortificate come l'omino qua, l'omone della vostra etichetta.
brassate preparate in Inghilterra e destinate agli zar di Russia, ma in particolare a lei, alla zarina Caterina Alla Caterina. Grande, che era una donnina che secondo me era meglio avere come amica che nemica, perché mi sembrava una, insomma, che lei ha detto io voglio le stout e le stout sono arrivate come? Con più grado alcolico, con più potenza aromatica, con più forza, perché dovevano attraversare, fare un lungo viaggio e arrivare fino a lei. Poi, Ma fa secondo freddo, ma fa me, freddo, dai, ecco. è come la storia delle Baltic in tutti i paesi scandinavi, Appunto, fa freddo. Io non capisco gli irlandesi cosa ci facciano con 4 gradi e mezzo alcolici quando fa un freddo boia d'inverno là. Cioè, non scaldi neanche i baffi, le tonsille. infatti, questa praticamente è un po' come dire il riscaldamento muscolare per arrivare poi alla vodka, no? Quindi era quel goccetto che ci si faceva per Certo. il pasto alla corte di Sì, secondo me Caterina tazzava assai, ne sono convinto. Caterina beveva molto e si vantava anche di bere come un uomo, quindi ne andava anche molto fiera. Io Molto la fiera che reggeva, sì. reggeva, esatto. E poi abbiamo chiacchierato con Federico, siamo andati tutti a spiare un po' di informazioni peccaminose sulla zarina. Abbiamo scoperto, insomma, che era una che amava la gioia di vivere, quindi certo di sicuro non si faceva mancare cosine simpatiche come questa, ma in più sembra che avesse molti amanti, quindi insomma veramente una donna che se la godeva, mettiamola così. Quindi, giusto per tornare a bomba di tutto questo, non scambiamo le stout con le Russian Imperial Stout, perché sono due mondi che nascono dalla stessa ricettina iniziale, ma poi prendono cammini e strade molto diverse, quindi sia Totalmente diverse. aromaticamente, come anche insomma riscaldano, hanno un grado alcolico più elevato, sono assolutamente diverse. Per cui ecco, insomma, per rispondere anche a chi ci diceva qual era l'abbinamento, forse è bene sottolineare questa cosa. E chi è novizio ricordare che molto spesso il termine imperial davanti a uno stile conosciuto ne indica una versione molto più muscolosa. Se pensiamo alle Imperial Lager, le Imperial IPA, le Imperial Stout, sono versioni appunto ben Certificato. più muscolose. E quando mettiamo i muscoli, entrano anche in gioco molto spesso sostanze aromaticamente più spinte, più complesse, però sono anche birre molto interessanti perché, come diceva Federico, è molto molto divertente vedere che cosa succede negli anni. Cioè, aprire una bottiglia. Io, ad esempio, quest'inverno, perché ho questo brutto vizio che quando mi piace in maniera particolare un lotto che ho fatto, ma non perché noi siamo abbastanza costanti, ci conosci Chiara, però a volte c'è quella botta di culo che la natura ci mette quel qualcosa che tu non te lo sei. Ho studiato chimica anch'io, non te lo spieghi, punto. Magari si è spento il gruppo frigo per 3 ore di notte Esatto. e E ci tu ho non lo fatto le saprai magie. mai perché o hai l'impianto, quello là che c'hai i soldi, no? Che ti fa il grafico di tutto quello che succede la notte nel fermentatore, o io praticamente mi devo accontentare. Vado, bevo questa torbata perché alla fine scopro che è una torbata e poi giro la bottiglia e sotto gli avevo messo un piccolo adesivino. Era una torbata che aveva 11 anni. Io di mio non ho mai più bevuto una torbata così buona, di mio. Del mio. E quindi, così come a volte vengono fuori delle delusioni perché apri una birra che speri che dopo 4-5 anni abbia avuto chissà quale evoluzione, così come a volte invece apri e dici: cazzo, l'ho fatta io sta roba. Quindi a me succede, dicevo: l'ho fatta io, mia. Senti, io ho una No, domanda. io nell'armadietto di casa ho le prime cotte fatte Ramo Beer Firm, ho qualche bottiglia che sono nel dubbio, l'apro quest'anno, l'apro il prossimo anno, non oso, diciamo, Capisco, anche un po' per l'affezionamento timore di che non pare che, volerla timore di bene. bruciarmi la migliore birra che. Esatto, e quindi rimango lì, come dire, questa è la birra più buona sicuramente che berrò, ma non la bevo, per cui è come
il gatto nella scatola, cioè non lo saprò mai se è buona o cattiva, rimane in quel modo, e nel dubbio, però, questo dubbio arricchente. Posso lanciarvi un'idea di co cosa ci farei io con questa birra se dovessi fare un dessert? Aggiungendo dello zucchero mascovado, ne farei una riduzione, ma neanche troppo per non perdere, anche se questa ha tanti di quei bei tostati, di quella bella castagna, il marronglacé, che secondo me non perde se la vai a ridurre più di tanto, si concentra. Ci farei una bella riduzione con il mascovado e poi mi farei il gelato in casa e ci farei la variegatura del gelato con questa roba qui. Un Guarda, gelato bella, bella però. semplicissimo con il bacino di Proprio. vaniglia, semplice, semplice, nel cestellino, gli ultimi giri, giù questa roba e ti viene fuori questo gelato semplicemente con il bacino di vaniglia dove vi viene fuori questa roba bomba proprio. Senti, Boom. ce lo L'avevano prepari pro... che veniamo a mangiarlo quando andiamo in Sicilia, che passiamo da te, ci fai Sì, trovare passiamo da te e ci mangiamo il gelato. Mi trovi già lì col robottino con un pronto. po'... Buongiorno! Ci avevano proposto una panna cotta, cioè di usarla per fare la crema della panna cotta con un principio simile a quello che hai proposto. Magari la panna cotta non è proprio il suo, però Ma l'idea più un creme caramel, magari è quella andarci a appunto di coprire un creare una creme caramel. caramel, Sì. esatto, sì. Però Allora, diciamo fare questo topping realizzato. qui ci No, no, tocca. no, 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 no. No, Massimo, Massimo, ho provato anche della pasticceria con lo zucchero, veramente giusto. Però qui c'è un amaro finale, un tostato bello pesante, per cui Sì. io vi dico la verità, non amo gli abbinamenti per contrasto, pochissimi sono veramente riusciti a me per contrasto. Bravo, io sono d'accordo. Cerco sempre di non ammazzare, ma di esaltare tutte e due le cose. Mi Sì. piace che giochino insieme. Devono danzare, non è kickboxing, è Be danza. bellissimo, non è kickboxing. È un Se poi dopo tango. deve diventare, se poi dopo deve diventare alla famolo strano, va bene tutto. Certo. E Senti, no. ricordiamoci anche il principio che tutti hanno un proprio gusto e noi comunque lo rispettiamo. Assolutamente. Però Guarda, oggettivamente, quanta saggezza no. in questa frase. Un bel birra misù con solo mascarpone e birra. Va bene, Sì, amo. praticamente questa trasmissione si sta cioè, c'ho i trigliceridi a 6422. Ma goditi la vita, vai Yuri, vivi una volta sola, ti togli queste robe qua. Va No, bene, ma io torniamo. non me le tolgo, quello è il problema, tu lo sai. Io Non togliamole mai. mi dicono i miei amici, ah, io bevo solo birra. No, a me piacciono i distillati buoni, piacciono i vini buoni, piacciono le birre buone. Cazzo, le cose buone mi piacciono tutte a me. È un Senti, io guaio, eh. posso fare una domanda perché magari c'è qualche home brewer così all'ascolto. Passaggi complicati, cose un po' delicate nella produzione di questo tipo di birra ci sono o non ci sono? Un'attenzione da No, avere? allora, ovviamente tutte le birre che hanno un po' di complessità sono un po' giochi di equilibri, Adesso tu. ma sono di ricetta che di grandi tecniche produttive, cioè a differenza di altri stili dove magari la temperatura di fermentazione, le maturazioni sono più strategiche, qui diciamo un buon grist. Una luppolatura corretta e il lievito che faccia il suo lavoro sono la chiave iniziale. Poi è ovvio che, appunto, come dicevamo, è una birra che se la bevi la settimana dopo che l'hai fatta non di soddisfazioni, col tempo arriva al suo equilibrio, magari migliora, poi arriva un momento che devi decidere se saltare la staccionata e farla arrivare a diventare vintage oppure venderla tutta in quel momento Yuri, che perché il rischio è ma quello. noi siamo vintage? No, cioè nel Noi senso, siamo vi vi vintage, questo lasciare invecchiare ma migliora con se, il tempo. Mi sono sentita un po' vintage con questa descrizione di Federico. Però è bello, guarda, era. io sono d'accordissimo con Federico e ti dico di più. Ci sono degli home brewer molto, molto, molto bravi che passano in birrificio
con cui si fanno belle chiacchiere e mi portano ad assaggiare. E forse una delle Russian Imperial Stout più buone che ho bevuto era stata fermentata con un lievito da bassa a 15-16 gradi. Sai cosa mi piaceva? Che veniva fuori tutta la parte maltata e luppolata, c'era anche una leggera parte anche fruttata, delicata, ma era imperioso proprio il lato, questa spina dorsale di malti che avevo usato, che era proprio in evoluzione, era proprio una roba pazzesca, e questo bel luppolo che reggeva il tutto. Secondo me, su questo stile, in particolare per come la penso io, l'errore più grande è farsi scappare le temperature troppo in alto, rischiando di avere odori, che non ci devono essere, fruttati troppo intensi, magari solvente, perché può venire fuori pure quello. Io quando faccio la mia Imperial Stout, tendo a, tu sai, io uso sempre temperature molto alte. Ecco, su quella me ne vado leggermente più giù, perché i malti hanno già tanto da raccontare, tantissimo da raccontare. L'altra cosa probabilmente è comunque la difficoltà dei malti che a volte possono tirar fuori quelle note un po' più di oliva, un po' più fastidiose, che soprattutto su birre un pochino giovani rischiano di rovinare tutto. Poi sugli invecchiamenti, appunto, come abbiamo detto prima, cioè è un po' una Sì. ruota, Sì. no? Insomma, non si sa mai se il bene e il male si congiungono, insomma. E anche stare attenti a non tirare fuori troppe astringenze. La cosa che mi piace di questa Esatto. birra è che non ha nessuna astringenza, assolutamente non ne ha. E E si bevono i Russian Imperial Stout, sei sì. d'accordo, Chiara, Federico, che Sono a volte no, ti rovinano acri, proprio perché sono acri. sono veramente, sì, sono astringenti, sono fastidiose. Io quando ho aperto la bottiglia, tu me ne hai mandate due, quindi questa l'ho bevuta questa sera, l'altra l'avevo assaggiata qualche giorno fa, ho aperto, ho pensato nel bicchiere, ho detto grazie, che non c'è la salamoia, nel senso che, l'hai detto tu prima, no? Questo odore di olive è sempre un po' un difetto, lo si trova spesso, di solito solo al naso, poi quando bevi di fatto non lo senti più e anche lentamente. Se ne va, però è un po', non dico una costante, ma insomma qualcosa che ritorna spesso e io qui, fortunato, cioè, volevo dire che insomma non ho trovato nulla No, di no, zero. forte, ecco, E io quindi lo sento molto molto chiaro, lo sai, piaciuta. lo riesco a sentire facilmente perché essendo in una terra di frantoiani, quando tu fai la molitura dell'olivo, l'acqua di scarto, cioè odora di quello, la stout, l'imperial stout fatta male. Ragazzi, io fra 3-4 minuti purtroppo vi dovrò salutare, Sì. l'avevo già detto a Chiara perché Va bene. sono ospite nel posto dove sono oggi. Ok. No. Volevo dire due cose, se la mia chiaretta me lo concede. Scherzo. Federico, mi è piaciuto moltissimo quello che avete scritto sul sito, parlare con te. Io non ho avuto occasione di conoscerti o conoscervi direttamente, vi conoscevo di nome. Sarò, spero, presto a Bologna perché mio fratello vive a Ferrara ma lavora a Bologna, quindi mi ci ritrovo abbastanza spesso. Sarai sicuramente, Mi piacerebbe saremo venirvi a felici di trattarti. trovare. Sì, chiaramente Volentieri. telefono alla Ruby, gli dico Ruby, guarda che io Assolutamente questo giusto. Mi giorno arrivi mai, vado non è che ci e arriva metto. subito. Va bene. Volentieri, E volentierissimo. Sei il grazie nostro ospite gradito. grazie tanto per esserci stato con noi. E voi continuate la vostra chiacchierata alla grande e se vi proponessi, vabbè, no, basta questo Massimo, mi fa fai ridere. morire. Devo morire, Massimo. Massimo è il nostro mito, noi vogliamo Massimo Galli che sarà il nostro stalker da oggi in poi su Assolutamente. tutti gli stili, stalker Mi vogliamo. ripeto veramente divertente, bello, meraviglioso, in tutti gli stili di tutte quante no, i nostri collegamenti. Ragazzi, io vi saluto e vi chiedo perdono se vi devo lasciare oggi, Yuri, ok? ciao Ok. Yuri, ciao. un abbraccio e ci vediamo il prossimo giovedì. Adesso non ti Ok. dico chi c'è, lo dico agli altri prima. No, dillo agli altri, tanto a me sono simpatici tutti i birrai, quindi un bacio. Ciao Ciao, ragazzi. Yuri. Ciao. Ok. Allora, Federico, ci usiamo gli ultimissimi minuti. E allora, intanto Volentieri. volevo
volevo fare un saluto. Aspetta, vediamo se riesco a risalire nella chat. Non so, sono un po' una capra digitale, quindi non sono sicura di riuscirci. Ma qualcuno mi aveva, ecco, infatti non c'entra niente, mi aveva segnalato Elav. Eccola qui, dov'è? Eccola qua, Dark Ho Metal. letto anch'io la dark metal. E quindi volevo approfittare anche per salutare Antonio Terzi del birrificio Elav. E io ho bevuto la sua Russian Imperial Stout. Sì, effettivamente notevole. Quindi ecco, era per dare un saluto e anche perché qualcuno ha risposto alla domanda: qual è quella che preferisci oppure che normalmente. Io per essere così campanilistico, almeno per la terra così che ci ospita, sull'altra costa di Bologna, tra virgolette, abbiamo un altro birrificio che è un pochino cugino, che sono Vecchia Orsa, fa la Tenebra, che è un Imperial Russia Stout, Imperial Stout, diciamo. Dirò che è la mia preferita, non so se è la mia preferita, però diciamo mi piace molto, e così per fare West Coast o East Coast, diciamo, ci mettiamo alla pari così. Però, Bene, allora io faccio l'esterofila e diciamo, in Emilia ho iniziato io e Ale quando. no, dico, volevo fare l'esterofila e vi dirò che una delle birre che veramente mi è rimasta nel cuore ed è stato il grande stupore di scoprire tutto questo mondo di birra artigianale è proprio la Russian Imperial Stout di Samuel Smith, birrificio Bomba, inglese. bomba, bombissimo. 7 gradi anche loro, quindi non una cosa troppo impegnativa dal punto di vista del grado alcolico, ma di un'eleganza, di una raffinatezza, di un'intensità aromatica che mi ha veramente conquistata. E quindi così la segnalo. Tra Hai l'altro. citato uno dei miei birrifici preferiti, cioè io adoro e soprattutto adoro questa loro quasi incoscienza produttiva, le vasche in cemento, in pietra, cioè roba veramente Il che è buco che fantastica. ha profondo 26 metri, Proprio, 150 anni di storia, un sì. lievito Bellissimo. propagato dall'inizio del Vabbè, 1900. Vabbè, i cavalli che ti bellissimi, bellissimi. portano ancora quei Adoro, cavalli, i caschi, i adoro, cavalli, sono fantastici. Vabbè, adoro. Bellissimo, e bellissimo. detto questo, caro Federico, ci resta da fare questo invito all'umanità intera, e tu, e voi scrivete una cosa bellissima, io la leggo perché così non sbaglio, nel vostro sito, e dice che vi siete inventati questa cosa di fare la birra da ingegnere e chimico, dicendo non è detto che dobbiamo fare il mestiere che tutti si aspettano che un ingegnere e un chimico facciano. Noi abbiamo deciso di fare la birra, l'abbiamo deciso col bicchiere in mano, era lì l'idea, quindi stavamo bevendo insieme e poi scrivete che ogni momento della propria vita si sposa con un determinato gusto di birra. Ci sono le birre per festeggiare in tanti, c'è la birra per esaltare un momento a due, c'è una birra per riflettere, un'altra per accompagnare una semplice chiacchierata. E io su queste righe bellissime che voi scrivete, faccio veramente un invito a tutte le persone che hanno voglia di provare, di assaggiare qualcosa di nuovo. Di decidere se c'è la serata con gli amici, pochine adesso in Zoom forse in questo momento. Quindi Piccoli nuclei. compratene una per giovedì prossimo, intanto per cominciare, così ce la portiamo in trasmissione. Se è un momento a due, se è una cosa raccolta con la vostra famiglia, scegliete la birra che secondo voi è quella che in quel momento è più appagante, mette a proprio agio un po' tutti, no? E questa è sicuramente una birra da chiacchiere, quindi io l'ho trovata giusta. Abbastanza. Magari non è esattamente da aperitivo come l'orario che abbiamo scelto noi, se è più da dopo cena, però non importa, io come vedi me la sono Ma bevuta. noi siamo arroganti, facciamo gli aperitivi arroganti. Vabbè, se poi dopo, insomma, non è che vieni da una zona dove si scherza all'aperitivo, E, eh? ecco appunto, sì, Non è e che sono tra quelli. quattro non tolgono nulla, insomma, voglio dire, sono esattamente la normalità. Allora, io direi che forse possiamo congedarci, siamo arrivati all'oretta del nostro stare insieme. Un grazie particolare a te, Federico, l'augurio a Grazie a Birra. voi sempre.
a Birra Bellazzi, che è questa bella squadra di tante persone, di continuare a produrre col sorriso sulle labbra, a produrre con la vostra sregolatezza e zero genio, che invece un po' di genio forse c'è, dai, magari lo nascondete, ma c'è. E a tutti l'invito di... Speriamo che sia poco e non comprometta la nostra sregolatezza. Non troppo, genio sì, ma non troppo, nella giusta misura. Okay. Questo mi piace. E a tutti quanti una gradevole serata, un buon weekend, perché da domani ormai possiamo dirci weekend. A tutti i quarantenati, portate pazienza, tenete duro, ce la farete. E a presto. Piccola anticipazione, così ci si procura il tutto. La prossima settimana, Federico, ovviamente sei invitato a seguirci, se hai tempo e se hai piacere. Avremo ospite cane di guerra, quindi Allo Gatti per cane di guerra. Non so se si è collegato oggi, era di cotta, quindi ha detto se riesco ci sono, e se no non importa. E parleremo di Berliner Weisse, quindi uno stile un pochino particolare che tra l'altro lui prepara veramente benissimo. E così procuratevi la Berliner Weisse che brindiamo insieme in trasmissione. Ce l'hai ancora un goccio di birra o te la sei scofanata tutta? Dai, è l'ultimo. Allora, avviciniamo i calici. Cin cin, cheers. Alla prossima. Ciao Federico. Salute. E ciao a tutti. Buona serata. Ciao a tutti.